Sansone ingresso a sorpresa per il Lecce. Arriva un svincolato. Lecce comunica che il calciatore Nicola Sansone. Esterno offensivo classe 91. Classe 91. Nella scorsa stagione al Bologna. Sarà domani a Lecce e sarà poi sottoposto lunedì ai consueti controlli medici. Si legge. Se andranno bene. Quindi. Diventerà un nuovo giocatore a disposizione di Roberto D'Aversa. Un tassello in più per rinforzare il reparto avanzato in partenza. Alternativo e non titolare. Sansone è quindi pronto a tornare al fantacalcio dopo l'addio al Bologna. Pogba. Paul Pogba vuole esserci contro la Lazio alla ripresa del campionato. La Gazzetta dello Sport oggi fa il punto sulle condizioni fisiche del francese. Ora il Pogba bis. Può iniziare davvero. Gli esami di inizio settimana hanno scongiurato il timore di un nuovo lungo stop dopo il dolore. Provato ad Empoli. E la fine del mercato arabo. La sirena suonata giovedì nel campionato di Cristiano Ronaldo ha eliminato il rischio di qualsiasi tentazione o sorpresa. Paul voleva solo la Juventus. Un po' come quando nel 2012 sfidò Sir Alex Ferguson lasciando il Manchester United a parametro zero. Alla Continassa sono fiduciosi che il part-time di Pogba di questi tempi possa rivelarsi un valore. Aggiunto già in vista dello sprint autunnale. Massima prudenza. Ma anche grande speranza. A partire dal big match che attenderà i bianconeri alla ripartenza. Quando l'Allianz Stadium tutto esaurito ospiterà la Lazio dell'ex Maurizio Sarri. Pogba, che ha tirato un sospiro di sollievo dopo le visite mediche post-Empoli. Spera di esserci già sabato. Allegri deciderà all'ultimo minuto, senza correre rischi. Perché la partita contro i biancocelesti è solo la prima di una serie importante Lazio. Sassuolo. Lecce. Atalanta e Torino. Prima di una nuova sosta. Tappe che la Juve vuole affrontare con Pogba. Anche se part-time. Per restare nel solco della squadra milanese. Si legge. Lukaku. Romelu Lukaku manda segnali incoraggianti alla Roma e a tutti i suoi fantasmi allenatori. L'attaccante ha iniziato da titolare la partita giocata nel pomeriggio dal Belgio contro l'Azerbaigian ed è stato poi sostituito al 66. Le condizioni migliorano quindi per Lukaku che punta fermamente alla maglia da titolare anche con la Roma alla ripresa del campionato. Inter. Buone notizie in vista del derby per Simone Inzaghi. Al momento l'intera rosa dell'Inter sarebbe a disposizione per la gara contro il Milan in programma. Alla ripresa. Come sottolineato oggi dalla Gazzetta dello Sport. Acerbi e Sensi sono completamente recuperati. E questa l'ultima notizia che arriva da Appiano. Dopo l'ultimo allenamento di ieri. Adesso 2 giorni di riposo. Poi da lunedì testa al derby. Aspettando le nazionali. Si legge. Genova. Il secolo XIX fa il punto sulle condizioni degli infortunati del Genoa. Gilardino non avrà ancora a disposizione Vogliacco e Messias. Il cui rientro contro il Napoli è al momento molto difficile. Entrambi sono ancora alle prese con le tabelle di recupero.